Allora, faccio un cerchio da 3 punti, un punto, un altro, ok? Creo il vertice che sta al centro, basta che mi avvicino al cerchio, lui mi dà il centro. Ovviamente devo usare i snap giusti, ok? Che mi dà il centro. Adesso questo ovviamente può essere ripetuto per tutte le facce, quindi faccio così, uno, scusate, il cerchio da 3 punti. Potete trovarlo anche in altri modi, il centro della faccia, non è detto che solo questo, però io adesso userò questo. Ok, faccio un altro cerchio. E questo vertice. Ok. E faccio questo sotto. Un altro vertice al centro. Ok. Allora, ho fatto adesso solo questi. Per fare altri, penso che mi basta copiare questi, giusto? Quanto, come lo devo copiare sui altri? Per non fare tutto il lavoro da capo, devo andare dall'alto e fare array sempre polare con il centro. Questo qua, 5, sì, 360 gradi, giusto? Giusto. Io ho fatto questi non a caso perché questi diciamo che sono sovrapposti, so che di questo c'è 5, di questo c'è 5 e tutti tra di loro hanno lo stesso angolo, quindi adesso ho creato tutti i vertici che sono tra di loro. O che possono comporre un dodecaedro nuovo. Adesso creo questo dodecaedro, faccio ok prima di tutto, accetto, adesso vado su front, posso selezionare, ok, posso selezionare questo e lo metto su un altro layer e lo nascondo. Ok. Questi anche possono essere messi sullo stesso layer. Ok, allora adesso questi possono essere collegati tra di loro. C'è qualcuna in più. Che sono questi? Ah, questi della rotazione, ok, questi della costruzione, non c'entra niente. Questo è chiuso già, però lo faccio comunque. Ok, se accendo questo. Ok, vedete, adesso dentro l'icosaedro, il dodecaedro.
la stessa cosa se lo faccio, se creo i centri di questo, mi crea dentro un altro icosaedro, quindi uno dopo l'altro, uno nasce dall'altro. Ok? Un rapporto reciproco. E la stessa cosa deve essere.